Poco più di 200 anni fa, la Rivoluzione francese rivendicò la sua vittima più illustre. Il coraggio di Maria Antonietta ha fatto di lei un'eroina tragica. Una regina di Francia spodestata da rivoluzionari assetati di sangue. È stata il capro espiatorio della Francia e un personaggio odiato dal popolo di Parigi. Per i francesi era una straniera, immorale e stravagante, che tradì il loro paese. La verità sul tragico destino di Maria Antonietta è celata in un intrigo di interessi politici e pericolosi legami. Maria Antonietta ebbe una vita tragica. Il corso del suo destino fu segnato il giorno stesso in cui nacque, con il titolo di arciduchessa d'Austria nella famiglia imperiale degli Asburgo. Figlia dell'imperatrice d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, fu usata da quest'ultima come pedina politica per le sue ambizioni dinastiche. Il 2 novembre 1755 l'imperatrice diede alla luce il suo 15° figlio. Una bella bambina che fu battezzata Maria Antonia. Nonostante il dispotismo della madre, Maria Antonietta trascorse un'infanzia serena. Adorava giocare nella splendida residenza estiva di Schönbrunn, nei pressi di Vienna. Era una bambina estremamente aggraziata. La gente diceva che era incantevole e deliziosa. A lei piaceva mettersi in mostra e per questo si sforzava di muoversi con grazia. Talvolta la famiglia imperiale degli Asburgo viveva in modo rilassato e informale. Nelle occasioni ufficiali Maria Antonia veniva trattata con il massimo rispetto, indossava abiti da cerimonia e usava le maniere opportune. Ma nelle altre occasioni poteva dimenticarsi di tutto. Maria Antonia amava la musica. Il giovane compositore Wolfgang Amadeus Mozart rimase talmente colpito dal suo fascino che le propose di sposarlo, quando entrambi avessero raggiunto l'età adatta. Ma il futuro di Maria Antonia era legato alle alternanze del potere politico in Europa. Alla sua nascita, infatti, il re di Prussia, nemico degli Asburgo, aveva firmato un trattato con l'Inghilterra. In risposta, l'imperatrice Maria Teresa si preparò a stringere un'alleanza con il re di Francia Luigi XV. I francesi non avevano simpatia per gli austriaci e impiegarono molto tempo ad accettare l'idea di un matrimonio che cementasse l'unione dinastica. Maria Antonia non aveva ancora compiuto 14 anni quando fu promessa in sposa al nipote ed erede di Luigi XV. Maria Antonia si preparava a diventare la futura regina di Francia e come tale doveva essere educata. Naturalmente, se Maria Antonietta fosse arrivata in Francia senza sapere come comportarsi, come vestirsi e senza conoscere correttamente il francese, sarebbe stata una vera catastrofe. Per questo l'imperatrice Maria Teresa fece giungere un tutore dalla Francia e gli affidò il compito di insegnare alla figlia l'uso della lingua. Non solo correttamente, ma anche elegantemente. Nell'aprile del 1770, Maria Antonia lasciò l'Austria alla volta della Francia. Prima di raggiungere Parigi, nei pressi di Strasburgo, Maria Antonia indossò per la prima volta abiti provenienti dalla corte francese, trasformandosi simbolicamente in Maria Antonietta. Ella non avrebbe mai più rivisto l'Austria. Nel suo futuro l'attendeva un mondo estraneo e pericoloso. Fu accolta con indifferenza da metà dei membri della corte di Parigi. All'epoca la Francia era divisa tra coloro che sostenevano una politica estera a favore dell'Austria e coloro che l'avversavano e volevano conservare l'antica diplomazia anti-austriaca.
Persino Luigi, erede al trono di Francia e futuro marito di Maria Antonietta, era cresciuto diffidando degli austriaci. Il Delfino non era quindi soddisfatto della decisione che suo nonno aveva preso per lui. Ma al palazzo reale di Versailles tutto era pronto per le nozze. Le finanze dello Stato erano dissestate, ma in questa occasione Luigi XV decise comunque per un solenne festeggiamento. La cerimonia ebbe luogo nella Cappella Reale. Ora il futuro dell'alleanza tra Francia e Austria poggiava sulle giovani spalle di Luigi e Maria Antonietta. Nel nuovissimo teatro dell'opera, Luigi XV offrì un suntuoso banchetto in onore degli sposi. La famiglia reale venne ammirata da tutti gli invitati e per Maria Antonietta fu la prima esperienza di vita pubblica a Versailles. Probabilmente ella rimase molto delusa da Luigi. Il Delfino era goffo, non vedeva bene e soprattutto con l'avvicinarsi della prima notte di nozze non mostrava alcun interesse per la sua sposa. A metà del banchetto, Luigi XV disse a suo nipote: «Non dovresti mangiare tanto, perché questa notte avrai da fare». Il Delfino rispose: «Perché? Di solito dormo meglio dopo aver mangiato abbondantemente». Il matrimonio sarebbe continuato così per 7 anni. A Vienna, l'imperatrice Maria Teresa venne informata dall'ambasciatore austriaco che il matrimonio non era stato consumato e che di ciò era stata incolpata sua figlia. Alla corte di Parigi si diceva infatti che Maria Antonietta pensasse solo a divertirsi, trascurando i suoi doveri matrimoniali. Maria Antonietta adorava tutto ciò che era elegante e sofisticato. Abiti, parrucche, gioielli. Mentre lo svago preferito del Delfino era chiudersi nella sua stanza a fabbricare chiavi e serrature, a riparare orologi e a sporcarsi le mani. A pochi chilometri dalla monotonia di Versailles, c'era Parigi con i suoi divertimenti. I balli al teatro dell'opera non si addicevano ad una futura regina di Francia. Ma ben presto Maria Antonietta infranse tutte le regole. Parigi era la capitale del frivolo e del divertimento e offriva sempre nuovi intrattenimenti. Si poteva andare a teatro o a ballare. Si frequentavano i salotti dell'alta società e di quella un po' meno alta. E i giovani e affascinanti ballerini venivano mantenuti dagli aristocratici. A Parigi la vita era intensa, alla moda e divertente. E Maria Antonietta sentì il bisogno di fuggire da Versailles. Durante una serata mondana a Parigi, Maria Antonietta conobbe il conte di Fersen, un giovane nobile svedese. Fu un'infatuazione breve e innocente, ma il conte di Fersen le sarebbe rimasto accanto tutta la vita, anche nei giorni bui della rivoluzione. La reputazione di Maria Antonietta la descrisse ben presto come frivola e superficiale, disposta a seguire ogni moda stravagante che giungesse a Parigi. Anche l'amicizia con la sua dama di compagnia, Madame de Lamballe, divenne uno dei pettegolezzi preferiti a corte. E il matrimonio non consumato tra Luigi e Maria Antonietta fece nascere le voci che ella fosse una donna infedele e dissoluta. In realtà, Luigi non poteva avere rapporti sessuali a causa di una malformazione fisica. E passarono molti anni prima che il Delfino trovasse il coraggio di sottoporsi a un semplice ma doloroso intervento chirurgico. A Vienna, l'imperatrice Maria Teresa, preoccupata per la preziosa alleanza, aveva la sua teoria. I francesi non hanno la nostra buona abitudine di dormire nello stesso letto. All'improvviso, nel 1774, Luigi XV fu colpito da vaiolo. Alla sua morte, Maria Antonietta e suo marito divennero i nuovi sovrani di Francia. E
Il delfino, ora re con il nome di Luigi XVI, imparò ad amare la sua giovane moglie austriaca e per accontentarla le permise di abitare da sola al Petit Trianon nei giardini di Versailles. L'imperatrice Maria Teresa, conscia della reputazione della figlia, non tardò a darle qualche consiglio. Questo primo e generoso regalo del re non deve dare origine allo sperpero e tantomeno alla sregolatezza. Lo sfarzoso stile di vita di Maria Antonietta era molto lontano da quello del popolo francese. All'inizio del regno di Luigi XVI venne interrotto l'approvvigionamento del pane, che era l'alimento base del sostentamento dei contadini. In tale occasione si dice che la regina abbia ingenuamente affermato: «Dategli le brioche». In realtà Maria Antonietta non disse mai una cosa del genere. Non era nel suo stile. Ella era ben consapevole dell'importanza di mostrare interesse per i problemi del popolo. Le era stato insegnato da sua madre. Questo non significa che se ne preoccupasse veramente, ma sapeva comunque qual era il comportamento da tenere. A Versailles il potere politico era regolato dall'egoismo e dall'interesse personale. Dal momento che Luigi XVI, rompendo una tradizione, non ebbe un amante, Maria Antonietta rivestì un ruolo fondamentale e di potere alla corte di Parigi. Coloro che erano esclusi dalla cerchia dei suoi favoriti cominciarono a criticarla. La cerchia dei favoriti di Maria Antonietta includeva sia uomini che donne. Così venne accusata di avere comportamenti omosessuali, che a quel tempo erano conosciuti come il vizio germanico. Dicevano che questo era tipico delle donne austriache e tedesche. Ignorando le critiche sul suo conto, Maria Antonietta si dedicava ad uno dei suoi passatempi preferiti, il gioco d'azzardo. I suoi debiti venivano pagati da Luigi XVI, che le era devoto, nonostante la condiscendenza con cui la regina lo trattava. Si raccontava che al Trianon Maria Antonietta di solito amasse restare alzata fino a tardi, ma che portasse avanti le lancette dell'orologio per sbarazzarsi prima di suo marito. Luigi XVI infatti si ritirava sempre prima di mezzanotte, perché si alzava presto per andare a caccia. Nel 1777 Luigi XVI e Maria Antonietta non avevano ancora avuto un erede. La reputazione della regina continuava a peggiorare, diventando un ostacolo per la politica estera dell'Austria. L'imperatrice Maria Teresa era in ansia per l'esito della preziosa alleanza tra Francia e Austria. Suo figlio Giuseppe partì alla volta di Parigi. Il suo atteggiamento fu molto critico nei confronti della sorella. Ella è frastornata a causa della dissolutezza di questo paese. Non ottempera né ai suoi obblighi di moglie né a quelli di regina e trascura completamente il re. Anche Luigi XVI fu costretto ad adempiere i suoi doveri, sottoporsi all'intervento chirurgico a lungo rimandato e creare una famiglia. Giuseppe lasciò Maria Antonietta con un severo avvertimento. Le cose non possono continuare in questo modo per sempre. La rivoluzione, se scoppierà, sarà violenta. E tu potresti esserne la causa. Dopo 8 anni di matrimonio, Maria Antonietta rimase incinta. Grazie all'intervento chirurgico a cui Luigi XVI si era sottoposto, era finalmente in grado di avere dei figli. Quando arrivò il momento del parto, la regina dovette sostenere un durissimo travaglio in pubblico. Le porte erano aperte e i membri della corte e i funzionari di Stato, se volevano, potevano entrare nella stanza di Maria Antonietta e assistere al parto. Indubbiamente per qualsiasi donna sarebbe un'esperienza umiliante e dolorosa. Provate a immaginare, partorire di fronte a una folla di persone estranee che guardano, commentano e forse ridacchiano. Il 18 dicembre 1778 Maria Antonietta diede alla luce una bambina. Non era ancora l'erede maschio, ma provava che l'alleanza tra Francia e Austria era assicurata. Maria Antonietta era molto orgogliosa delle sue origini e non perdeva occasione per dimostrarlo. Una volta una delle sue dame di compagnia le disse: «Madame, l'ultima regina faceva in questo modo». Allora ella rispose: «Spero che non vogliate paragonarmi all'ultima regina. Lei era una piccola principessa polacca. Io sono un'arciduchessa austriaca».
Benché Maria Antonietta volesse essere trattata e rispettata come una regina, ella trascurava i doveri impostigli dal suo rango. Preferiva organizzare feste per i suoi amici intimi nei suoi giardini privati. Il problema è che Maria Antonietta non rispettava il protocollo di corte. Lo riteneva inutile e noioso e non capiva quanto queste regole fossero necessarie per mantenere un equilibrio politico in Francia. Alla fine questo equilibrio si incrinò e la rivoluzione fu inevitabile. In America la rivoluzione era già cominciata in nome dell'indipendenza dall'Inghilterra. Presto i francesi si unirono ai rivoluzionari. I francesi non volevano conquistare nuovi territori, volevano ridurre il potere dell'Inghilterra per trarne vantaggi politici ed economici per il loro paese. Purtroppo, la partecipazione della Francia alla guerra d'indipendenza americana aveva dissestato gravemente le finanze dello Stato, ma il fatto venne tenuto nascosto al popolo per qualche anno. Verso la fine del 1780, l'imperatrice Maria Teresa morì senza riuscire a vedere il nipote francese, nel quale aveva riposto tutte le sue speranze. Il 22 ottobre 1781, 101 colpi di cannone salutarono la nascita del primo figlio maschio di Maria Antonietta. Ora la Francia aveva il suo erede al trono e Maria Antonietta aveva compiuto il suo dovere di regina di Francia. Madame de Polignac, futura governante dei Principini, divenne la figura più influente del seguito della regina, che andava acquistando crescente potere. Negli ultimi anni della guerra d'indipendenza americana, il ministro della Marina e il ministro della Guerra erano due protégé di Maria Antonietta. L'esistenza di questo ristretto gruppo di privilegiati che si radunava al Trianon suscitava l'invidia di coloro che ne erano esclusi. Il risentimento nei confronti di Maria Antonietta crebbe ancora quando ella ordinò la costruzione di un villaggio con 8 cottage e una fattoria nei suoi giardini privati al Trianon. La Francia stava affrontando un momento difficile e la regina sperperava le risorse dello Stato. Fece costruire un villaggio dove poteva dimenticare le responsabilità e divertirsi con i suoi amici. Chiacchierare, ridere, ballare. Naturalmente, progettare, costruire e mantenere questo villaggio e curarne il parco costava molto. Maria Antonietta sembrava non curarsi affatto dell'opinione pubblica. Nel 1783 si fece ritrarre dal più famoso pittore di corte e diede scandalo perché il suo vestito fu considerato indecente per una regina. L'abito in questione è un'ampia camicia di mussola o di lino che viene portata sopra il corpetto intimo e per questo fu ritenuto sconveniente. Inoltre fu criticato anche per motivi di carattere politico ed economico. I detrattori sostenevano infatti che facesse propaganda ai tessuti non di origine francese, perché la mussola veniva importata dalla Compagnia Inglese delle Indie Orientali e il lino era prodotto nei Paesi Bassi austriaci. I nemici di Maria Antonietta avrebbero usato qualsiasi mezzo per attaccare l'alleanza con l'Austria. Dal 1780, in questa alleanza spiccava soprattutto il fatto che Maria Antonietta fosse la sorella di Giuseppe II. Dopo la morte dell'imperatrice Maria Teresa, Giuseppe II era infatti diventato l'unico responsabile della politica estera dell'Austria e nessuno era a conoscenza dei suoi piani per il futuro. Luigi XVI impedì a Giuseppe II di approfittare della loro alleanza. Questo atteggiamento creò però tensione nei suoi rapporti con Maria Antonietta, che naturalmente appoggiava suo fratello. A poco si diffuse in tutta la Francia il risentimento nei confronti della regina ed ella divenne il capro espiatorio di tutti i problemi del paese. L'Inghilterra era stata sconfitta, ma a caro prezzo per i francesi. Lo Stato era sull'orlo della bancarotta.
L'anno seguente l'inverno fu molto rigido e diede un altro duro colpo al popolo già pesantemente colpito dalle tasse. I francesi, ormai in ginocchio, si domandavano: la guerra è finita, perché dobbiamo continuare a pagare? E perché le tasse non ricadono anche sugli aristocratici? Lo Stato cosa ne fa dei nostri soldi? Incredibilmente, in queste circostanze, la regina acquistò per sé una nuova residenza reale, il Palazzo di Saint-Cloud. Un simile gesto non poté che aumentare il numero dei suoi nemici. L'anno seguente scoppiò un altro scandalo che compromise irrimediabilmente la reputazione di Maria Antonietta. La questione riguardava una collana di brillanti, una delle più costose del mondo. Un certo cardinale, ansioso di entrare nelle grazie della regina, rimase vittima di un inganno. Una cortigiana riuscì infatti a convincerlo con false lettere che Maria Antonietta voleva incaricarlo di acquistare una collana di brillanti a suo nome. Ma tutto doveva essere fatto in segreto. Quando Maria Antonietta e Luigi XVI scoprirono che qualcuno aveva agito usando il nome della regina, si infuriarono e nella sala degli specchi fecero arrestare il cardinale davanti a tutta la corte. E il processo che seguì fu l'occasione che i nemici di Maria Antonietta stavano aspettando da anni. In Francia nessuno credette alla sua completa innocenza e la terribile verità alla fine venne a galla. I francesi odiavano la loro regina austriaca. Il re non fu in grado di gestire la vicenda della collana di brillanti. Commise un errore facendo arrestare il cardinale e ancora di più facendolo processare da una corte di giustizia che aveva interessi politici e che non esitò ad approfittare della situazione per attaccare la regina e in un certo senso tutta la monarchia. Per Maria Antonietta fu come aprire gli occhi all'improvviso. Sapeva di non essere popolare, ma non immaginava di essere odiata a tal punto. Alla fine la regina realizzò che il popolo francese la odiava molto profondamente e ne rimase scossa. L'assoluzione del cardinale fu un vero disastro per Luigi XVI e Maria Antonietta. Il rispetto per l'antico ordine stava ormai svanendo e questa vicenda, apparentemente insignificante, colpì al cuore la monarchia. Nel XVIII secolo i ritratti venivano usati dalla famiglia reale per farsi propaganda presso il popolo. A seguito dello scandalo per la collana di brillanti, Maria Antonietta pensò di riscattare la sua immagine. Probabilmente con questo ritratto voleva dimostrare non solo di essere una donna elegante, ma anche una madre attenta e premurosa per i francesi e per i suoi figli. La culla vuota, drappeggiata di nero, ricorda la morte della seconda figlia di Maria Antonietta, che visse solo un anno. Ma i francesi giudicarono il ritratto un misero tentativo da parte di Maria Antonietta di accattivarsi l'opinione pubblica. Il quadro venne presentato a Parigi per l'esposizione annuale che si teneva al Louvre. La gente guardava il ritratto e invece di dire «Oh, ecco la nostra regina, è davvero una buona madre», si limitava a ridere. Fu un fallimento e non ottenne il risultato sperato. Si incolpava la regina di ogni problema della Francia. Quando il ministro del Tesoro rivelò in quali disastrose condizioni versassero le casse dello Stato, Maria Antonietta venne soprannominata «Madame Deficit». Luigi XVI propose una radicale riforma fiscale, ma l'assemblea votò a sfavore e lo costrinse a farsi da parte. Luigi XVI divenne sempre più insicuro e avvilito. Di fronte alla titubanza del re, il potere passò a poco dalle sue mani a quelle della regina. Ma Maria Antonietta non poteva vincere e per questa sua presa di potere fu accusata di voler scavalcare il re e indebolire la monarchia stessa. L'odio dei francesi solo per Maria Antonietta finiva per disonorare anche il re, giudicato uomo debole e incompetente. Inoltre, se la regina poteva essere tanto più potente del re, allora significava che l'istituzione stessa della monarchia era ormai in crisi.
Nel rigido inverno tra il 1788 e il 1789, Versailles fu colpita da un'altra tragedia. Il figlio maggiore di Maria Antonietta, l'erede al trono di Francia tanto atteso, si ammalò di tubercolosi e morì. In primavera, mentre i sovrani erano ancora sconvolti dal dolore per la perdita del figlio, la situazione politica volse pericolosamente in loro sfavore. I membri eletti degli Stati Generali, l'antica istituzione dei rappresentanti del popolo, esasperati dal governo, costituirono l'Assemblea Nazionale e, sfidando l'autorità assoluta del re, giurarono di non sciogliersi finché la Francia non avesse ottenuto una costituzione. Maria Antonietta si oppose fermamente all'idea di un potere della monarchia controllato e limitato dalla Costituzione. Ormai era in aperto conflitto con i membri dell'Assemblea. Quando nel luglio del 1789 il prezzo del pane salì alle stelle, Parigi si trovò sull'orlo della rivolta. La destituzione del ministro delle finanze Necker fu la goccia che fece traboccare il vaso. Vista dall'esterno, era una congiura di palazzo. La regina si circonda dei suoi amici e si sbarazza di un eroe popolare. Quando si diffuse la notizia della caduta di Necker, a Parigi scoppiò l'inferno. Il popolo era arrabbiato e reagiva a quella che sembrava una presa di potere della regina e dei suoi seguaci. Il 14 luglio 1789, il popolo di Parigi insorse contro la monarchia. I rivoltosi presero d'assalto la Bastiglia. Nella fortezza c'erano solo 7 prigionieri, ma era il simbolo del regime dispotico che doveva essere abbattuto. A Versailles, Maria Antonietta tentò invano di convincere il re che era arrivato il momento di usare la forza. Doveva sentirsi distrutta, in trappola, perché sapeva che non c'era più niente da fare. Luigi XVI non voleva versare il sangue dei suoi sudditi. Maria Antonietta tentò di persuaderlo a non arrendersi, ma non riuscì a impedirgli di ritirare le truppe. Maria Antonietta si ritrovò sola e abbandonata. I suoi amici erano fuggiti all'estero, inclusa Madame de Polignac, la sua favorita. Tutti avevano abbandonato il palazzo reale di Versailles. Nell'agosto del 1789, l'Assemblea Nazionale emanò la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Fu un attacco diretto al vecchio regime e il preludio di quello che ancora doveva accadere. Il popolo di Parigi insorse di nuovo in ottobre. Questa volta le donne parigine marciarono su Versailles. Maria Antonietta fuggì dal Petit Trianon. E quella fu l'ultima volta che vide la sua adorata dimora. I rivoltosi volevano costringere la famiglia reale ad arrendersi e obbligare Luigi XVI a dare la sua approvazione alla Costituzione. All'alba del giorno seguente, le donne in rivolta presero d'assalto il palazzo reale. Maria Antonietta riuscì a fuggire attraverso un passaggio segreto nelle camere del re. La folla in rivolta voleva uccidere Maria Antonietta, ma dovette accontentarsi di fare a pezzi il suo letto. Circondati e spaventati, il re e la regina fuggirono a Parigi e si rifugiarono nel palazzo abbandonato delle Tuileries. I parigini avevano costretto la famiglia reale ad abbandonare Versailles e festeggiarono la loro apparente vittoria, sventolando le coccarde bianche, rosse e blu della rivoluzione e piantando gli alberi della libertà. Per 18 mesi la regina visse prigioniera nel palazzo delle Tuileries, ma la situazione peggiorava di giorno in giorno. Suo fratello Giuseppe II era morto e il nuovo imperatore d'Austria, Leopoldo, disse: «Ho una sorella in Francia, ma la Francia non è mia sorella». Con l'aiuto del conte di Fersen, il suo più fedele ammiratore, Maria Antonietta cominciò a progettare di lasciare Parigi, ma il re temeva la guerra civile e ritardò la fuga fino all'estate del 1791.
L'Assemblea nazionale stava redigendo la Costituzione che sarebbe stata ultimata per luglio. Il re ormai non aveva voce alcuna in capitolo, ma credeva che fuggendo da Parigi e rifugiandosi in qualche luogo sicuro, avrebbe avuto l'opportunità di negoziare da pari a pari con l'Assemblea. La notte del 20 giugno 1791, Maria Antonietta e la famiglia reale abbandonarono il palazzo delle Tuileries utilizzando uscite diverse. Lasciarono Parigi e si diressero verso Montmédy, a nord-est. Ma il loro piano andò in fumo. La famiglia reale venne riconosciuta e bloccata nella cittadina di Varennes. Il re e la regina furono circondati e costretti a tornare a Parigi. In questa occasione sembra che Luigi XVI abbia detto: la Francia non ha più un re. Al suo ritorno da Varennes, Maria Antonietta scrisse al conte di Fersen dicendo: questo viaggio ha dimostrato che non c'è una sola città, né un solo reggimento su cui possiamo fare affidamento. Alla fine, nel settembre del 1791, Luigi XVI fu costretto ad accettare la Costituzione, mentre, come noto, la regina continuò ad opporsi all'Assemblea. In una famosa caricatura dell'epoca, ella venne rappresentata come uno struzzo che non riesce a inghiottire la Costituzione. Aveva sempre ammirato più gli austriaci dei francesi. Nel 1792 sembra abbia detto: sono davvero contenta di essere austriaca. Beh, non fu certo un'affermazione piena di tatto. Con una corrispondenza segreta, Maria Antonietta chiese aiuto ai sovrani stranieri cercando di intimidire i radicali con la minaccia di un intervento armato. La maggior parte dei radicali sperava che una guerra avrebbe coalizzato la Francia rivoluzionaria contro l'Austria e la Prussia. Il re e la regina riponevano le loro speranze nella guerra, perché erano convinti che la Francia avrebbe perso e che l'Austria e la Prussia avrebbero salvato i reali dalla rivoluzione. Ad aprile, l'Austria e la Prussia dichiararono guerra alla Francia. Ora Maria Antonietta si preparava a dare prova decisiva della sua fedeltà. Ella scrisse delle lettere segrete agli austriaci e ai prussiani, informandoli degli spostamenti dei generali dell'esercito francese. Non c'è alcun dubbio. In guerra questo si chiama tradimento. I radicali premevano affinché il re prendesse una posizione su una questione religiosa, ma egli non volle scendere a compromessi. Volevano distruggere la monarchia costituzionale. Per farlo decisero di promuovere una legislazione popolare, alla quale i sovrani avrebbero posto il veto, e si sarebbero quindi resi impopolari, scatenando l'ira della gente. Maria Antonietta si guadagnò un altro soprannome, Madame Veto. La reazione fu immediata. Il 20 giugno 1792, 8.000 parigini presero d'assalto il palazzo delle Tuileries, minacciando il re e la regina. Per placare i rivoltosi, Luigi XVI indossò il frigio, il berretto rosso, diventato simbolo della libertà e della rivoluzione. Spaventata, Maria Antonietta scrisse al conte di Fersen, confidandogli di temere per la propria vita. Ironicamente, fu proprio l'amico più fedele della regina a peggiorare la situazione. Il conte, infatti, convinse il duca di Brunswick, comandante delle truppe prussiane, a minacciare l'invasione e la distruzione di Parigi nel caso in cui qualcuno avesse attentato alla vita del re e della regina. In questo modo, il duca di Brunswick fece chiaramente capire ai parigini che i sovrani erano loro nemici e che la Prussia sarebbe intervenuta per difendere la famiglia reale francese. In un certo senso, fu il duca a firmare la condanna a morte della monarchia. All'alba del 10 agosto 1792, 20.000 parigini circondarono il palazzo. La regina tentò di convincere Luigi XVI a reagire, ma il re sapeva che la causa era ormai persa.
Egli lasciò il palazzo alla testa del misero corteo della sua famiglia e dei suoi ministri, cercando rifugio presso l'assemblea. Nella confusione, il re si dimenticò di dare gli ordini alle sue fedeli guardie svizzere, che vennero massacrate difendendo un palazzo ormai vuoto. La famiglia reale fu portata nel Tempio, una fortezza medievale che divenne la loro prigione. Nei pamphlet rivoluzionari, sempre più velenosi, Maria Antonietta veniva ora rappresentata come un lupo che guidava la sua famiglia verso l'oblio. Prigionieri nel Tempio, i sovrani conducevano una vita monotona ma tranquilla. Nella disgrazia, Luigi XVI e Maria Antonietta si riavvicinarono, ma all'esterno il popolo di Parigi era in tumulto. Mossi dalla paura di una controrivoluzione, gli animi dei parigini si infiammarono. Nel settembre 1792, 1400 nobili furono massacrati. Tra questi anche Madame de Lamballe, una delle amiche più fedeli di Maria Antonietta, tornata a Parigi per stare vicino alla regina. Nello stesso mese, l'esercito rivoluzionario sconfisse i prussiani nella battaglia di Valmy. Per la famiglia reale fu una notizia disastrosa. Non più impauriti dalla minaccia di un intervento straniero, i rivoluzionari abbatterono la monarchia e fecero nascere la Repubblica Francese. Fu scoperta la corrispondenza segreta di Luigi XVI e questo fornì la prova che il re aveva tentato di soffocare la rivoluzione. Ora non c'erano più dubbi sul fatto che sarebbe stato processato. Fin dall'infanzia, il re aveva studiato la storia inglese. Nei suoi ultimi giorni di vita, rilesse la biografia di Carlo I, un altro re caduto vittima della rivoluzione. Quando il processo contro Luigi XVI ebbe inizio, Maria Antonietta sapeva bene cosa lo aspettasse. Il re di Francia, Luigi XVI, fu ghigliottinato il 21 gennaio 1793. Rimasta ormai sola nella sua prigione, Maria Antonietta pianse la morte dell'uomo di cui aveva condiviso il destino per oltre 20 anni. Ora, ella viveva solo per suo figlio, che ai suoi occhi era il successore di diritto. Il conte di Fersen continuava a lottare per trovare appoggi alla causa di Maria Antonietta, ma ormai non sembrava esserci alcuna via di scampo. Il 1 luglio 1793 la regina fu separata dal figlio, che venne rinchiuso in un'altra parte della prigione. Fu un duro colpo per lei. Ora l'unico piacere che le restava era intravederlo giocare nel cortile. Quando Marat, uno dei capi della rivoluzione, fu trovato assassinato nella sua vasca da bagno, il popolo di Parigi chiese vendetta. Maria Antonietta fu trasferita alla Conciergerie, la prigione tristemente nota per ospitare i condannati a morte prima della ghigliottina. Maria Antonietta sapeva di essere vicina alla fine, ma fu lasciata nella sua cella per 70 giorni. Si ritrovò in una condizione che per lei era inimmaginabile. Eppure, lontana da qualunque agio e piacere, nella sua prigionia si comportò meglio di come avesse mai fatto in tutta la sua vita. Quando le speranze di salvezza erano ormai svanite, venne fuori il coraggio, che era un aspetto peculiare del suo carattere. I rivoluzionari decisero di usare Maria Antonietta come ostaggio, qualora l'esito della guerra fosse stato a loro sfavore. Fu lasciata sola con il ricordo delle persone che aveva amato. Si dice che negli ultimi giorni della sua vita si ammalò, ma nessuno ebbe pietà di lei.
Il popolo di Parigi voleva vendicarsi di Maria Antonietta, perché l'aveva sempre odiata, non perché lei rappresentasse ancora la monarchia. In realtà la regina non contava nulla. L'esecuzione del re era stata il vero atto simbolico. Man mano che il processo si avvicinava, Maria Antonietta cercò conforto e sostegno nella religione. E quando si trovò di fronte ai suoi avversari, si difese con tutta la dignità che le derivava dal suo lignaggio reale. Rimase incredula e sconvolta solo quando le dissero che suo figlio l'aveva accusata di incesto. Potevano credere a quell'accusa assurda e disgustosa perché era il frutto del loro stesso odio. E poiché Luigi era stato considerato un debole, era facile vedere ora Maria Antonietta come una specie di mostro pervertito. Maria Antonietta non fu da meno dei suoi avversari. Appellandosi a tutte le madri presenti al processo, riuscì a dimostrare quanto l'accusa di incesto fosse infondata. Il verdetto arrivò alle 3 del mattino e fu scontato. Le fu permesso di scrivere la sua ultima lettera. Implorò il perdono per suo figlio e a lui chiese di non cercare vendetta per la morte dei genitori. Infine, rivolse le sue ultime parole alle persone che aveva amato. Fategli sapere che il loro ricordo mi ha accompagnato fino all'ultimo. All'alba del 16 ottobre 1793, il boia preparò Maria Antonietta per la ghigliottina. Con le mani legate dietro la schiena, ella fu condotta per le strade affollate di Parigi. La prigionia l'aveva duramente segnata. Aveva 37 anni e ne dimostrava il doppio, ma conservò la sua dignità fino alla morte. Non è facile tenere l'equilibrio con le mani legate dietro alla schiena. Mentre saliva al patibolo, Maria Antonietta pestò il piede del boia. Allora si fermò e gli disse: «Monsieur, vi chiedo scusa, non l'ho fatto di proposito. Questa è classe, questo è coraggio». La testa insanguinata di Maria Antonietta fu mostrata ai parigini che applaudirono. Finalmente erano riusciti a vendicarsi dell'austriaca, che avevano sempre odiato e che era stata regina di Francia per quasi 20 anni. Il modo in cui gli storici hanno valutato la figura di Maria Antonietta è strettamente legato all'opinione che essi hanno della rivoluzione francese. Quelli che sono antirivoluzionari, che ritengono che la rivoluzione non fosse necessaria e che avrebbe potuto essere evitata, definiscono Maria Antonietta una eroina tragica, in qualche modo coinvolta in una situazione su cui non aveva alcun controllo e quindi vittima delle circostanze. Gli storici che considerano invece la rivoluzione francese il trionfo dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza e di tutti i valori che sono ancora oggi nostro patrimonio, allora tendono a vedere in Maria Antonietta solo una donna frivola e intrigante. Sebbene per buona parte della sua vita Maria Antonietta sia stata probabilmente il peggior nemico di se stessa, ella ebbe comunque un tragico destino. Poco prima di morire, Luigi XVI disse: «Quando Maria Antonietta giunse a Versailles, era una bambina e non c'era nessuno che l'aiutasse.